pensatori a crasi, con esplosioni di sommento. Vediamo forza, forza Doria, e sarà l'urlo di vittoria. È la 32esima edizione della Rete Argento, 32, una generazione di Rete Argento. Abbiamo iniziato con Pari e oggi siamo qua con De Silvestri, è uno di quei giocatori dei 32 che abbiamo premiato, meritavano tutti, ma lui specialmente in questo momento qua rappresenta proprio lo spirito della nostra rete, perché la nostra rete non è al calciatore, è al calciatore dell'anno precedente che ha giocato a nostro giudizio meglio, però vuol premiare anche la persona per il comportamento e per l'attaccamento alla squadra, ai colori, e lui è uno di quei giocatori che mai una parola fuori dal coro, sempre puntuale, lo vedi dagli spalti, lo vedi che dà tutto, è proprio, merita veramente questo premio. Cerchiamo di portare fortuna a Brignoli, ce l'auguriamo tanto, tanto, perché mi ricordo quando abbiamo premiato Vialli, ad accompagnare Vialli era venuta una giovane promessa della Samp, si chiamava Pagliuca. Io spero che questo qua sia un portafortuna come abbiamo fatto per Pagliuca, sarebbe il massimo. Mi sono accorto, è la prima volta che vengo qui e c'è grande affetto da parte della gente, veramente il calcio che unisce un po' tutte le generazioni, dai più piccoli e fino alle persone più anziane che sono unite da questa grande passione. Emiliano veramente è un ragazzo eccezionale. E per fortuna per la squadra e per sfortuna per me non ho trovato spazio, ma non è importante, perché l'importante è salvarsi e spero di fare il mio esordio, perché sarebbe la realizzazione di un sogno, tutto qua. Ci hanno raccontato anche un aneddoto, che tanti anni fa, quando a ricevere la Rete d'Argento, che in questo caso tocca a De Silvestri, ci fu Vialli, insieme a lui ad accompagnarlo c'era una giovane promessa del calcio italiano e si chiamava Gianluca Pagliuca. oddio, magari, è un paragone pesante, però sicuramente un esempio da seguire e speriamo porti bene, dai, speriamo porti bene.